10 e 12 anni fa, 15 anni fa, John Woo, il regista cinese John Woo, con cui è passato molto tempo, mi ha detto, nel modo più inequivocabile, mi ha detto: senza Bernardo Bertolucci il cinema cinese non esisterebbe. Lo sapevi questo? Ma vi è arrivata qualche notizia, anche da Zhang Zhimuda, c'è anche i due registi della generazione giovane, ai tempi in cui io giravo L'ultimo imperatore, che dicono che sì, che quel film è stato una specie di scuola per molti di loro. Io che li invitavo sempre sul set, dicevo a questi giovani: voi che avete fatto dei piccoli film a 16 mm o comunque un po' documentari, neorealisti, rendetevi conto che in Cina voi avete 5.000 anni di cultura, fate delle cose grand, si dice in inglese, grosse, importanti, proprio spingendoli a uscire da quella specie di imposizione da soli, insomma, di fare solo neorealismo un po' documentaristico. In Cina c'erano due cinematografie, avevo trovato io, una a Pechino e una a Shanghai. A Shanghai il modello era il cinema hollywoodiano, a Pechino era il cinema sovietico. Voi vedete, sono due cose molto lontane, ma sono anche le due città che sono molto lontane. Una Pechino più seria e una Shanghai più, diciamo, aperta alla tentazione della frivolezza, dico, rispetto a Pechino. E via. Come hai fatto a fare quel film? Cioè, tu hai fatto dei film impossibili, hai fatto tanti film impossibili, Tango era un film impossibile, tutta una serie di motivi. 900 era un film impossibilissimo, un film hollywoodiano pieno di bandiere rosse. E L'ultimo imperatore è un film ancora più impossibile, laggiù, con un budget che, se non ricordo male, è un budget irrisorio, a pensarci adesso, e con tutta una serie di ostacoli, a cominciare dalla città proibita, che volevate replicare, ma che sarebbe costato tantissimo replicare, e che era un luogo inviolabile, e dove tu sei stato a girare, sei stato accolto a braccia aperte. Come può succedere tutto questo? E anche nel momento in cui pensi che farai questo film, ci pensi al fatto che il coefficiente di difficoltà è enorme? Ti stimola questo? Sì, sai, queste sono parole che vengono dette dopo. All'inizio nessuno conosce il coefficiente di difficoltà. E se è così, io sono così entusiasta di essere riuscito a portare una grande troupe italiana o inglese a Pechino, dentro la città proibita, che è un luogo veramente a cui i cinesi tengono molto e stanno molto attenti, perché, come ci dice anche la storia degli ultimi mesi, ai cinesi non dispiace avere un imperatore lì, seduto magari anche sul trono. Magari oggi non è più nella città proibita, ma... io venivo da un piccolo film che era andato male, che si chiamava La tragedia di un uomo ridicolo. E uscì fuori questa avventura cinese, adesso il libro scritto, l'autobiografia, tra virgolette, di cui L'ultimo imperatore, e fui affascinato, ma anche volevo andarmene da un'Italia che era un po', mi piaceva tanto, c'era un senso di grande corruzione, insomma.